Il film è nato nel, diciamo, fine 2007, come prima idea, diciamo, prima suggestione, prima immagini, perché è nato da certe immagini che mi sono venute in testa. E poi è stato organizzato, girato abbastanza velocemente per i tempi del cinema, cioè nel giro di 6 mesi praticamente, ecco, il film eravamo sul set praticamente. E poi ha avuto invece una lunga post-produzione per tante questioni organizzative, economiche. Alla fine il film poi si è completato nel 2010. Chi è? Rino. Il benzinaio. Ha cambiato giro d'affari, acqua e scatolette. Quello che serve ce lo porta lui. A me interessava raccontare, poi un altro paio di maniche se ci sono riuscito ovviamente, diciamo, però mi interessava utilizzare l'ipotesi di un'apocalisse per esplorare invece un male più interiore, ok, negli individui, sia come singoli individui rispetto a ognuno al proprio vuoto, alla propria mancanza di senso, diciamo, ecco, dell'esistenza, sia nella difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di incontrarsi negli altri, perché già magari se il vuoto si mette assieme, magari potrebbe essere una condivisione, abbiamo il vuoto, partiamo da quello. E invece i personaggi del film non riescono a fare nemmeno questo passaggio. E allora io ho provato a indagare proprio degli uomini e delle donne persi in loro stessi, senza una direzione, senza uno scopo, tranne poi i due giovani, appunto, interpretati da Alice Palazzi e Marco Foschi, che invece, nonostante la difficoltà di partenza, poi riescono in qualche maniera ad incontrarsi. Mentre giravamo il film, a causa di una lesione di un pilastro, chiusero una parte di autostrada sopraelevata, la Basentana praticamente, e la chiusero al traffico, quindi deviarono il traffico da un'altra parte, per alcuni chilometri non era percorribile, bloccata, per una serie poi di sopralluoghi tecnici che venivano fatti, eccetera, eccetera. E noi eravamo lì, ci arrivò la notizia di questa chiusura e piombammo addosso a questo pezzo di autostrada, ne pigliamo un pezzettino con i permessi per una mezza giornata, eccetera, e cosa che per ogni cineasta è il sogno, non si può girare in autostrada, è vietatissimo, non lo fanno nemmeno in America, non te la danno l'autostrada, quindi trovarsi un'autostrada 8 km davanti, a me ne serviva uno di chilometro praticamente per girare, inventiamoci una scena e girammo questa scena che a me tra l'altro piace molto, la scenografiamo in poco tempo, eccetera, così questa autostrada, giusto per coprire i cartelli stradali, per non dare connotazioni logistiche, come anche il film non ha connotazioni temporali, era importante per me, e girammo questa scena, che a me piace molto, che è un solo piano sequenza, che poi a fine montaggio è diventato il finale del film.